Prima di incominciare con il video vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Potete trovarmi sui social, tutti i link in descrizione. Potete sentire il mio podcast ovunque vogliate, sempre in descrizione il link. E se siete interessati a vari gameplay, c'è il canale secondario, link sempre in descrizione. Adesso c'è la possibilità di abbonarsi anche su YouTube. Trovate il pulsante abbonati sotto ai video e inoltre trovate il link in descrizione. Per quanto riguarda invece Patreon, link in descrizione come al solito. E come ultima novità c'è il negozio ufficiale che potete trovare in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui Teddy, benvenuti in un nuovo video qui sul canale. Allora, oggi andiamo a reactare a Zachary Risaché, francese, giovanissimo, 18-19 anni, alla piccola, numero 35, chissà da chi ha preso ispirazione, 206, non grossissimo, anzi, diciamo che ha preso ispirazione in tutto e per tutto, anche fisicamente, da quello che avete ben capito. Che dire, è un giocatore che in alcuni mock draft era dato addirittura al secondo giro, in uno viene dato alla 4, in uno viene dato in top 10, cioè ovviamente è ancora presto per stabilire l'ordine del draft, ripeto, poi tutto dipende dalla draft lottery l'anno prossimo, quindi dall'ordine di scelta delle franchigie, però... Questo giocatore non si sa bene dove collocarlo, insomma, è un 3, è uno scorer purissimo, ma anche delle attitudini difensive che vedremo negli highlights, perché ho dovuto, diciamo, vedere qualcosina giusto per capire se erano highlights fattibili oppure no. È un giocatore molto interessante, ma ho una grossa paura, perché c'era un altro Durant che doveva entrare in NBA e doveva essere il prossimo KD. Il KD brasiliano, Bruno Caboclo, ve lo ricordate Bruno Caboclo, il Brazilian KD? Ecco, io ho paura che Zachary Risaché possa essere il French KD, ma ho molta paura che possa far la fine di Bruno Caboclo. Andiamo a vedere gli highlights. Lui gioca in Francia e fa parte dell'Under 19 francese, quindi è nel giro della nazionale, e però in campionato gioca in Francia, quindi... Dopo Wemby, un altro potenziale giocatore che arriva direttamente dal campionato francese insieme a Killian Hayes e tantissimi altri. Come vedete ha delle handles eccellenti per essere 2-0-6, quindi ha un buon palleggio. Rilascio di tiro clean as fuck, vedete proprio il rilascio di tiro, è bellissimo. Ha anche un gioco dal post basso, le mani sono sempre messe in maniera perfetta al tiro, guardate proprio le leve. Questo step back sembra... molto difficile da marcare, ovviamente arriva da un 2-0-6 dietro la schiena, così notevole. È un giocatore però molto giovane, mi sembra anche acerbo. È vero, ha giocato nel campionato francese, quindi già in una competizione comunque con dei professionisti, no? A differenza ad esempio di giocatori del liceo o del college che non sono propriamente professionisti, non lo sono ancora. Questi invece sono dei professionisti. Però il livello, ecco, non è altissimo del campionato francese. Non solo nel calcio il livello non è così alto. Anche se è vero che il Monaco comunque sta mettendo su uno squadrone per quanto riguarda almeno il basket europeo di squadre francesi. Il Monaco con l'arrivo di Kemba sta... Insomma, Kemba Walker sta, come dire, progettando di prendersi tutto in Europa, almeno per quanto riguarda il basket. Comunque, detto questo... I colpi ci sono, eh? I colpi ci sono, vedete proprio che ha l'attitudine offensiva, ha tutto nel repertorio. Guardate anche la velocità di palleggio, di sprint con la palla per essere 2-0-6. Ripeto, è giovanissimo, questo ha 18 anni, 18-19 anni. Io non vorrei però che mi diventi il Bruno Caboclo 2.0, cioè il prossimo Durant, il Brazilian KD, eccetera, e poi sappiamo com'è andata per Caboclo. Mi fa paura questa cosa, ecco, perché secondo me il ragazzo ha molte qualità, vanno ovviamente, come dire, migliorate, c'è da lavorare su, però come vedete ha visione di passaggio anche, sia in campo aperto che nel half court, bella palla questa, quindi ha le caratteristiche per poter non solo segnare come e quando vuole. Il rilascio di tiro è bellissimo, davvero. Guardate il rilascio di tiro. Cioè, guardate la palla come... Cioè, il rilascio di tiro è perfetto, davvero, perfetto. Dritto con la schiena, piedi settati.
non tira, cioè il ovviamente il richiamo è Durant, ma tira molto come Clay, anche lui al rilascio proprio preso da Clay Thompson come Matas Buzelis. Vi lascio qui la scheda di qua, se non avete visto la reaction a Matas Buzelis, che è uno dei, diciamo, tre giocatori proiettati alla numero uno l'anno prossimo. Comunque può tirare veramente in testa a tutti, quindi offensivamente ci sa fare. Il ragazzo ha tante qualità. Però ovviamente a livello poi di basket NBA bisogna sempre traslare questa capacità naturale di segnare in tutti i modi nel campionato francese a livello NBA contro le superstar, e bisognerà anche vedere in che squadra finirà e quali saranno le rotazioni, insomma, perché magari va a finire in una squadra dove ha tanta concorrenza nel suo ruolo e quindi trova poco spazio. Magari invece va in una squadra in totale rebuilding, ad esempio era dato a Portland in un mock draft. Ecco, in una Portland in totale rebuilding, dove c'è assolutamente carenza di un 3, ecco, lui parte titolare tutta la vita. Questo è l'Under 19, quindi un pochino più di competizione, diciamo. Comunque sono le migliori nazionali al mondo. È sicuramente acerbo, ha un gioco tutto da sviluppare però. Bella palla dal ricciolo, bella uscita, bella palla. Andiamo in difesa, oltre a qualche stoppata in aiuto. Ok, un'altra stoppata in aiuto, sì. Bravo, ha un bel senso della posizione anche lui. Aiutato coi tempi giusti. Da quando è che Patty Mills è andato a giocare per gli Stati Uniti? Bravo. Bravo per evitare la chase down anche con la mano sinistra. Anche qui un altro giocatore che non riesco a inquadrare. Non riesco a capire se è veramente un potenziale top 5 ed è il prossimo Durant davvero a livello di facilità di realizzazione. Bravo a rimbalzo offensivo. Sicuramente uno spot up shooter della Madonna. Quindi potrebbe essere usato come uno specialista da tre punti, però un 2-0-6 usato come specialista da tre punti mi sembra un po' riduttivo. Che dire di Zachary Risacher? Io ho davvero paura che sia molto acerbo e che l'impatto con l'NBA possa essere molto, molto tosto, soprattutto non troverà spazio subito. Il ragazzo comunque ha talento, soprattutto offensivo, ha un bel step back, notevole step back. Però non saprei. Addirittura viene dato in top 5 in alcuni mock draft. Io non so se rispetto a quello che ho visto fino adesso lui possa andare in top 5. Potrebbe finire in top 10 secondo me, dalla 5 alla 10. Ma addirittura in top 5 mi sembra davvero. Ci sono tanti ali piccole, Buzeli, Solland, Edwards, mi sembrano tutti più forti di lui. Almeno sulla carta mi sembrano tutti più forti di lui. Hanno qualcosa in più di lui. Lui ha sicuramente tanto talento offensivo. Ha anche una discreta visione di gioco che ad esempio Holland ed Edwards non hanno. Però sono superiori e di molto in quello che fanno rispetto a lui. Quindi secondo me potrebbe essere una top 10 dalla 5 alla 10, ben che va. Non lo vedo in top 5, potrei ovviamente sbagliarmi, manca più di un anno. Però la reazione a freddo, diciamo, reazione a freddo, perché poi le reazioni a caldo saranno l'anno prossimo, mi fanno intravedere questo giocatore fuori dalla top 5. Lo vedo molto acerbo e ho paura che diventi più Caboclo che Durant. Fatemi sapere la vostra, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.